puoi tradirmi, ma solo a 3 condizioni. Neymar, calciatore del Paris Saint-Germain, noto Latin Lover e la compagna Bruna Bancardi, influencer brasiliana da 5 milioni di followers, avrebbero siglato un accordo che lascia di stucco. La modella, 29 anni, in attesa del suo primo bambino con l'attaccante, consapevole della sua passione per feste, party e scappatelle fuori dal campo di gioco, gli avrebbe consentito di essere infedele, ma a patto che rispetti 3 fondamentali regole. Neymar può essere libero di tradirla se lo farà con discrezione, ossia in segreto, in modo che l'immagine della modella venga sempre tutelata. Dovrà usare le dovute accortezze, ma soprattutto non potrà mai baciare un'altra donna sulla bocca. Un contratto che per molti ha del surreale e per questo fa discutere. Ma il fatto che la non monogamia sia una forma di relazione sempre più diffusa, soprattutto tra i giovani, sembrano confermarlo anche molte celebrities. Di recente, Giorgia Soleri, dopo il polverone sollevato da un video in cui si vede l'ex Damiano intrattenersi con una ragazza in un locale, ha voluto chiarire che la loro coppia sarebbe sempre stata aperta. La relazione tra me e Damiano era di comune accordo non monogama, scrive Giorgia ai suoi fan. Fieri di non essere un marito e una moglie convenzionali anche Will Smith e Jade Pinkett. Fu proprio lei a confessare in diretta di avere un rapporto molto libero con l'attore sposato nel 1997. Non è del tutto chiaro se tra Elodie e il cantante Marrakesh ci sia stata una relazione aperta, ma a giudicare dalle sue parole il sospetto è forte. Io odio le regole che impone la coppia e in questo Fabio è come me, dichiarava la cantante. Rompere gli schemi, sperimentare più di una storia extraconiugale senza mettere in discussione l'amore per il proprio compagno o compagna. Sembra questo il mantra delle cosiddette coppie aperte. E se fosse davvero la soluzione per aspirare ad un rapporto all'infinito?